Detto questo, siamo assolutamente convinti che il nostro partito rimane un partito protagonista, il partito numero uno in Italia. Abbiamo i sondaggi fatti oggi che ci indicano ancora 4 punti di distacco nei confronti del Partito Democratico, che fa festa, ma è qualcosa di patetico perché i candidati che hanno vinto sono tutti candidati che non gli appartengono. Quindi io credo che sia assolutamente corretto da parte nostra di pensare che possiamo ancora essere determinanti nel futuro politico del nostro Paese. Utilizzeremo questi 2 anni di governo per realizzare tutte quelle riforme che non abbiamo potuto prima realizzare, perché alcuni componenti della nostra maggioranza nell'altra legislatura, in questa legislatura, non ci permettevano di realizzare, non essendo sulle stesse riforme d'accordo. Oggi dal male del FLI abbiamo ricavato il bene di una nuova maggioranza, un nuovo gruppo molto determinato, assolutamente coeso, che ci consentirà di lavorare 2 anni non solo alla normale gestione parlamentare, ma anche all'approvazione delle importanti riforme che ci aspettano, come quella del fisco, come quella sulla giustizia, come quella dell'architettura istituzionale dello Stato. Ma anche il nostro partito ha fatto un'analisi del comportamento che il partito, che i suoi componenti hanno avuto negli ultimi tempi, e abbiamo fatto un atto di accusa nei confronti di noi stessi, perché abbiamo dato la possibilità a molti media di far credere in una divisione all'interno del nostro partito. Qualche media addirittura questa mattina parlava di un partito pronto all'implosione. Niente di più lontano dal vero. Io non ho mai avuto nessun dubbio sull'unità, sulla coesione del Popolo della Libertà, perché parlando con tutti ed avendo un rapporto che va al di là del rapporto politico, ma fondato sulla stima, sul rispetto, sull'amicizia, avevo la assoluta certezza che al di là di manifestazioni inopportune, certamente, di posizioni diverse su questo o quel punto, c'era una profonda volontà di unità, di coesione, ripeto, in tutti. Questa sera il nostro organo più elevato, l'ufficio di presidenza, si è ritrovato, ci sono stato una 20ina di interventi e sono orgoglioso del livello di questi interventi e dal fatto che non c'è stato un solo intervento dissonante. Abbiamo pensato che fosse venuto il momento di concretizzare un processo a cui si era lungamente pensato, e cioè quello di dare una unità a chi avrebbe dovuto avere l'immagine anche e la responsabilità di rappresentare il partito nei confronti del governo, nei confronti del Parlamento, e anche di operare le scelte per quanto riguarda la struttura nazionale e gli organi periferici del partito. Questa sera all'unanimità, ripeto, è stata approvata una proposta dei nostri coordinatori che hanno deciso, vi leggo d'altronde il documento, hanno approvato questo documento che noi porteremo al nostro Consiglio nazionale per le opportune modifiche statutarie, e abbiamo previsto la convocazione del nostro Consiglio nazionale entro la fine del corrente mese di giugno, e abbiamo anche deliberato che l'ufficio di presidenza si riunirà almeno una volta alla settimana da qui alla fine di giugno. Avremo riunioni anche dei gruppi parlamentari